L'anima generosa di Lidia è stata profanata da un mostro che in pochi mesi l'ha umiliata, vessata, tradita, derubata, offesa, tormentata, picchiata ripetutamente e infine uccisa. Uccisa perché ha deciso di dire basta. Uccisa perché non voleva più sopportare tutti questi abusi. Era la donna più sicura e solare e combattiva che io conoscessi. Ma anche lei, come tutti, aveva le sue fragilità e un grande vuoto nel cuore che aveva urgenza di colmare. E il mostro lo ha capito e ne ha approfittato. Si è tenuta martedì mattina l'udienza preliminare per il femminicidio di Lidia Peschechera, uccisa nel febbraio del 2021 all'interno della sua abitazione di Via De Pretis, in zona Ticinello, a Pavia. Per quella vicenda è stato rinviato a giudizio Alessio Nigro, che all'epoca era il compagno di Lidia e a cui viene contestato l'omicidio volontario aggravato dai futili motivi. Nigro aveva ammesso il delitto senza però indicare il movente, spiegando solo di avere strangolato la vittima al culmine di un litigio. Mentre in aula si teneva l'udienza, le amiche di Lidia e le attiviste del collettivo Non Una di Meno hanno organizzato un presidio davanti all'ingresso del tribunale. Sì, per non lasciare sola Lidia e non solo, perché Lidia, quello che vogliamo ribadire che non è un caso isolato, è l'ennesima violenza che viene spacciata per altro, che viene chiamata in altri nomi, non viene chiamata femminicidio e si cerca di far passare degli assassini come delle persone poco lucide, si costruiscono delle narrazioni chiamando queste persone dei mostri. I mostri non esistono, esistono gli assassini e vanno chiamati così e vanno giudicati come tali. Non solo per Lidia, per tutte le violenze che accadono quotidianamente, ogni giorno, e quindi noi siamo qui anche per questo, perché questo non deve essere un nome che finisce in una statistica di fine anno per poi fare dei conti, farsi buoni propositi per l'anno nuovo e riempirsi la bocca di buone intenzioni e di discorsi senza poi in realtà chiamare le cose come stanno. Alessio Nigro, dopo l'omicidio, era rimasto per 3 giorni nell'appartamento di Lidia con il suo cadavere abbandonato nella vasca da bagno. Aveva usato il telefono della donna per mandare dei messaggi al datore di lavoro così da depistare le indagini ed aveva poi cercato di far perdere le proprie tracce fuggendo dall'abitazione del Ticinello, ma era stato arrestato dai carabinieri dopo poche ore. Nigro aveva detto di non essere lucido al momento del delitto perché aveva bevuto molto, ma secondo il perito nominato dal giudice, la condizione di alcolismo cronico dell'uomo non avrebbe condizionato la sua capacità di intendere e di volere. Basta appellarsi a queste infermità mentali, sono persone lucide che sanno quello che stanno facendo, stanno ammazzando delle persone, stanno ammazzando delle donne. Si chiama femminicidio, ha un motivo che è la violenza patriarcale, che è sistemica, perché è nelle istituzioni che dovrebbero invece proteggerci e non lo fanno, e quindi ci proteggiamo noi. Voi continuerete a seguire ovviamente questa vicenda. Certo, sì, assolutamente. Questo è solo l'inizio. Dopo oggi non finisce qui, chiaramente. Siamo qui e continueremo a essere nelle piazze e a far sentire la nostra voce e anche la voce di Lidia.